Logos Web Radio. Ciao ragazzi, siamo di nuovo qui a parlare dei tanti dibattiti che hanno preso parte ai mondiali antirazzisti e in particolare su quello che ha avuto come tema l'integrazione della comunità Rom. Il dibattito si è soffermato sui pregiudizi comuni sui Rom e si è discusso sull'iniziativa del governo di avviare un censimento dei Rom compresa delle impronte digitali. Erano presenti Rom di origine romena e italiana. Hanno raccontato la loro esperienza di povertà che li ha portati controvoglia ad emigrare dal loro paese di origine e a scegliere un paese dove stabilirsi per avere maggiore speranza di sopravvivenza. Purtroppo il razzismo e i pregiudizi non aiutano quanti di loro vorrebbero integrarsi e anzi fomenta il distacco della popolazione italiana verso tutti gli immigrati. Al dibattito era presente anche Mario Spinelli, referente per la comunità Rom di Casalecchio di Reno. I nostri Rom hanno il loro campo proprio vicino all'impianto sportivo Salvador Allende, la struttura che ha ospitato i mondiali antirazzisti, e sono stati infatti parte integrante dello staff organizzativo. Questo è solo un esempio delle politiche di integrazione messe in atto dal nostro comune e da loro accolte con favore. Tra gli ospiti era presente anche Massimo Bosso, assessore alle politiche sociali del comune di Casalecchio di Reno. Nel nostro comune non ci sono campi nomadi di origine romena, sono tutti italiani. Casalecchio si è mossa al fine di regolamentare con politiche di integrazione la posizione del nostro campo nomadi. I Rom si spostano infatti per la difficoltà a trovare un posto dove vivere, dove poter sperare in un futuro migliore. Il nomadismo è dovuto a questo. La strategia del nostro comune è stata quella di avviare un processo di integrazione più forte rispetto a quello che c'è stato finora, attraverso percorsi sulle famiglie per aiutarle a trovare un lavoro. Si sono avviate quindi anche alcune attività imprenditoriali. Ricordiamo per esempio l'attività di allevamento dei cavalli del nostro campo nomadi. Inoltre si cerca di sostenere i ragazzi dal punto di vista didattico per non renderli svantaggiati rispetto ai loro compagni di scuola. Infine, attraverso progetti di autonomia, si mira a permettere ai Rom di avere un'abitazione della nostra città per integrarli definitivamente nella nostra vita quotidiana e abbattere le barriere anche architettoniche che li tengono separati da noi. A questo punto vorrei segnalare il film La colonna senza fine, diretto e sceneggiato da Valerio Monteventi, che racconta momenti di vita quotidiana della comunità Rom, facendoci scoprire i loro costumi, la loro musica, la loro ricca cultura e più sconosciuta, e racconta anche la drammaticità degli sgombri sul Reno, durante i quali queste persone non sapevano dove andare e a chi rivolgersi. Oggi, attraverso una lotta che ha coinvolto molti individui, molte di quelle stesse persone vivono in appartamenti italiani e nessuno percepisce il problema di avere famiglie Rom come vicini di casa. All'appuntamento era presente anche Elena Montani, rappresentante in Italia della Commissione Europea e che fa parte della Rom Community Europe. Lei ha segnalato come i Rom abbiano problemi un po' in tutta Europa di discriminazione e razzismo. Ce ne sono 8-10 milioni solo in Italia. La percezione degli europei è che i romeni e la loro cultura non siano parte integrante della storia e della cultura europea. Il peggiore esempio di discriminazione e razzismo della storia europea è stato indubbiamente lo sterminio di massa durante la Seconda Guerra Mondiale, ma in generale il razzismo sta tornando e lo si percepisce. Come sostiene Elena Montani, il problema dei Rom è un problema di discriminazione, di esclusione, un problema di scuola, di sanità, ma non è un problema di sicurezza. Il punto centrale su cui bisognerebbe soffermarsi è quello dell'inclusione sociale. La Commissione europea sta chiedendo chiarificazioni su questo tema, anche perché non ammette discriminazioni, soprattutto sui bambini. L'Europa, infatti, ha la responsabilità di monitorare affinché non ci siano fenomeni di discriminazione, ma sono i singoli Stati membri che hanno la responsabilità di garantire l'inclusione sociale nella scuola e nella sanità. Attraverso questi altri dibattiti e naturalmente lo sport, i mondiali antirazzisti hanno voluto dimostrare che la chiusura crea paure, pregiudizi e razzismo, mentre l'apertura è fonte di ricchezza, varietà e conoscenza. Grazie per l'ascolto, ciao da Manuela, Blogos Web Radio, www.ilblogos.it.